Ciao ragazzi, bentornati. Oggi parliamo di Vittorio Alfieri. Nasce il 16 gennaio del 1749 e alla sua nascita lui perde il suo papà e quindi la mamma si risposa. Nel 1758 entra a far parte della Reale Accademia di Torino. Nel 1766 si arruola nell'esercito, viene chiamato ad arruolarsi all'esercito. Nel 1772 torna a Torino e qui lui concentra ancora di più il suo interesse per la letteratura e crea dei salotti letterari dove poter appunto dar voce non solo alla sua passione ma anche alla passione di altri, quindi poter approfondire sempre di più il suo amore per la letteratura. Nel 1774 scrive la sua prima tragedia, Antonio e Cleopatra. 1777 va in Toscana e diciamo l'intenzione di questo suo spostarsi in Toscana nasce dal fatto che vuole migliorare la lingua e perché vuole approfondire i classici italiani e latini. Quindi diciamo la sua ricerca del migliorare e di conoscere sempre di più diciamo la letteratura, i modi di scrivere, i modi di parlare, di comunicare, lo portano anche a conoscere altre realtà. Ecco perché va in Toscana. Nel 1785 pubblica tre tragedie e si trasferisce in Francia. Nel 1792 torna a Firenze e qui invece vuole concentrarsi sullo studio del greco e dei classici. Allora, 1803 muore a Firenze. Allora, diciamo che il pensiero di Vittorio Alfieri noi possiamo diciamo racchiuderlo in una maniera più schematica in modo da poterlo ricordare. E diciamo gli elementi principali del suo pensiero sono, si basa ancora e tanto sulle idee illuministiche, ma a queste associa l'armonia dell'età classica e valorizza però l'importanza della dimensione individuale. Allora, con Vittorio Alfieri comincia a muoversi una nuova visione della conoscenza del mondo e soprattutto dell'espressione dei sentimenti. Quindi lui si rifà alle idee illuministiche e quindi a quelle rivedere il rapporto dell'uomo e l'ambiente e la natura. Però non abbandona del tutto le idee classiche, infatti abbiamo visto che si è approfondito il greco e il latino, ma dando maggiore valore all'esperienza individuale, quindi a quello che ognuno di noi prova. Inoltre lui è contro la tirannia, quindi è contro quello che è un potere assoluto del sovrano, non ha grande fiducia nella politica e nelle sue opere quello che diciamo è il principale argomento sul quale ruotano poi le sue opere è l'importanza della libertà. La libertà intesa come libertà di essere se stesso e di esprimere la propria opinione, quindi di esprimerla nella totale consapevolezza di sé. Ecco, quindi per lui l'uomo deve ribellarsi alla tirannia e a tutto quello che non gli permette di emergere e far valere le proprie virtù. Quindi deve essere l'obiettivo di vita, secondo Vittorio Alfieri. La maggior parte dei suoi scritti sono state tragedie, oppure sono state notevoli poesie e alcune opere autobiografiche. Allora ragazzi, detto questo, io vi ricordo che al di sotto di questo video troverete la mappa concettuale, molto schematica in questo caso, dove vi riporto le date in maniera molto lineare, appunto seguendo la linea del tempo, perché in questo modo voi, nell'andare a ripetere durante l'interrogazione, potete guardare con attenzione quello che accade anno in anno e se non ricordate la data è scritta all'inizio del rigo. Quindi voi troverete su questa mappa all'inizio del rigo la data, dopodiché cosa è accaduto. Quindi sarà più facile per voi ricordare. Ricordatevi sempre che questi sono strumenti compensativi, quindi per i ragazzi DSA certificati, queste mappe possono essere scaricate, stampate e portate durante l'interrogazione. Come dico sempre, dopo l'interrogazione non buttatele le mappe, tenetele con voi, conservatele, perché sono molto comode per andare poi a ripetere. Lo sappiamo che a volte durante le interrogazioni ci sale nuovo e poi ritornare su qualcosa di vecchio. In questo modo per voi sarà tutto più comodo. Inoltre, ogni mappa è accompagnata con un audio che vi aiuterà nella lettura. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, seguitemi sui social, iscrivetevi al canale tanto per cominciare e vi raccomando, contattatemi se ci sono argomenti o autori in cui vi può servire una mano. Un bacio, buono studio, ciao!